Chiesto ai cani Kim. Qual è la vostra cosa preferita di Hanukkah? La cosa preferita di Hanukkah sono i regali. Me cantare tutti insieme. Cantare la canzone Mao Zulu. Noi bomboloni. Quando accendiamo le candele e riceviamo i regali. E stare con gli amici. Mi piace l'atmosfera che dà. I bombi dei boccioli, famiglia. Accendere le candele. Stare uniti con la mia famiglia. I regali. Il cibo. L'atmosfera che si crea. Cioè, così, invernale e festiva, gioiosa. E anche perché è il mio compleanno, quindi è la mia festa preferita. E stare insieme con i miei cugini, mia nonna e tutta la mia famiglia. E quando facciamo lo scambio di regali. La luce che viene emanata durante Hanukkah. Soprattutto da piccola. Ho la cera delle candele avanzate usate per la Hanukkah. Capitava di prenderla, metterla sul calorifero, farla risciogliere per farci tipo delle formine. Accendo le candele in famiglia. Bomboloni perché io sono un covissac che mangio tanto. I regali. A te? Anche a me. Sono bagno. Pingare i silicone sul tavolo. Aprire i regali, divertirsi. E trovare quello che non mi piace, cioè soprattutto quello che non ho chiesto. Scartare i regali. Regali. I regali. I regali. I regali. E poi, qual è la cosa che vi mancherà di più? In quest'anno così diverso. La cosa che mi manca di più di Hanukkah è il Ben Akiva. Hanukkah capitava nei campeggi e quindi si accendevano Hanukkiot tutti insieme. Hanukkah on ice. Perché pattinare sul ghiaccio è la mia vita, io. Stare con i miei familiari. Con i familiari di Israele. Puoi andare dentro la folla e festeggiare, puoi prendere i bomboloni, quelli che vuoi, senza che uno dice l'hai toccato tu. Festeggiare Hanukkah insieme a tutta la comunità di Milano. E andare dai miei nonni in Israele perché non li vedo da un anno. Andare alla Gora. La festa che ogni anno si organizza a scuola e dove si balla e si canta tutti insieme in cortile. L'atmosfera che c'è sempre stata quando accendevamo tutti insieme la Hanukkah. Non potremmo andare tutti insieme a casa di mia nonna, ma comunque spero che andrà tutto bene. Passarlo con gli amici a scuola e anche alla festa del Benettiva. È una piazza Barberini da Raf Kazan. Organizzare la festa a scuola e respirare tutti insieme l'atmosfera di questa festa. Ciao ragazzi, Chag Sameach a tutti. Come sapete, noi siamo qui alla Mechinat del Ben Akiva in Israele da ormai 3 mesi e ce ne mancano altri 3. E niente, volevamo dirvi di apprezzare questo Hanukkah in famiglia, anche nonostante la situazione Covid. State con le vostre famiglie, al nostro contrario, che non le vediamo da non so quanto. Ci siamo fatti un'altra famiglia qua con i nostri amici. Personalmente l'atmosfera di Hanukkah mi piace molto, mi piace stare in famiglia, accendere la Hanukkah con la famiglia. Questo un po' mi mancherà, ma si sta bene qui. Quindi niente, io volevo augurarvi Chag Sameach e se Dio vuole la situazione migliorerà con questo Covid. A me invece mi so che manca le Hanukkah, anche a me questo senso di calore, famiglia, appunto, legato anche alla felicità di Hanukkah. E infatti voglio augurarvi un buon Hanukkah a tutti, a Chag Sameach, divertitevi, state insieme alla vostra famiglia, vi mancate, vi voglio bene, ciao. A me di Hanukkah principalmente piace il fatto che mettiamo la Hanukkah in vista un po' per essere fieri di essere ebrei, e mi piace molto questa cosa. Invece sì, Hanukkah mi manca ovviamente passare le feste con la mia famiglia, anche se qua sta abbastanza bene. E niente, auguro Hanukkah, passate bene le feste anche in un momento del genere. E niente, Chag Sameach. Chag Sameach. Chag Sameach.